Un saluto da Ponte News. Nella giornata di mercoledì 4 maggio a Tortona, presso il cinema Megaplex, è stato proiettato il docufilm di Marco Pagano, Dertona, il sogno della serie A. In merito l'abbiamo intervistato. Servizio. Siamo qui con Marco Pagano, realizzatore del docufilm Dertona, la serie A, il sogno della serie A. Bene, Marco Pagano, ci dica innanzitutto che cos'è che ha ispirato la realizzazione del film. Allora, la realizzazione del film nasce dalla notte del 29 giugno, quella notte in cui il Dertone è arrivato per la prima volta in Serie A. Le luci, i colori, i cori che ho vissuto quella notte mi hanno fatto dire: questa deve essere una notte indelebile per Tortona. L'ho voluta fermare in un film, in un documentario che raccontasse tutto. E questa sera sono contento di proiettarlo a Tortona per riviverlo insieme a tutta la nostra gente. I giocatori com'è che hanno preso questa iniziativa? Molto bene, ci saranno anche dei giocatori americani che, nonostante non interpretino la lingua correttamente, non ci sono i sottotitoli, ma vogliono esserci perché sanno che racconto un momento indelebile anche per loro e quindi sono convinto che oggi si emozioneranno anche loro. Che genere di responso speri di avere? Ma intanto che la gente si possa divertire. L'affluenza era il primo responso che volevo, perché un evento ha bisogno di tante gente per andare bene e che poi la gente rimanga soddisfatta di quello che racconto, perché per me è un'emozione incredibile e di conseguenza voglio trasmettere esattamente la stessa emozione. Hai parlato di emozioni, che emozioni hai avuto nel realizzare il docufilm? Fortissima, fortissima, perché quando racconto di sport lo faccio ogni settimana con il calcio, adesso mi cimento anche con il basket. Devo dire che ho un privilegio di poter raccontare lo sport. Farlo qui davanti alla mia gente, devo dire che l'emozione raddoppia, è sempre più forte. Che cosa consiglieresti ai giovani che magari vorrebbero intraprendere il tuo mestiere? Guarda, io lo faccio ancora per passione, lo faccio per fortuna ad alti livelli, facendolo in Serie B col calcio, adesso con il basket. Io penso che bisogna semplicemente crederci, dedicarci del tempo, porsi sempre degli obiettivi sempre più ambiziosi, perché tutto si può fare e bisogna soltanto crederci. Ringraziamo Marco Pagano per l'intervista. A voi la linea. Grazie per essere stati con noi. A presto.